Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube, sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi, come ogni terzo lunedì del mese, video dedicato a uno dei mangaka giapponesi. Scorso sondaggio ha vinto Yoshihiro Togashi e adesso facciamo il video. Ma prima di iniziare vi ricordiamo che in descrizione ci sono le scelte per il video di novembre, che sono... Takao Yaguchi, ovvero l'autore di Sanpei, Fujiko F. Fujio, gli autori di Doraemon, e Itachi, l'autore di Aganai. Perfetto, quindi nei commenti, come sempre, fateci, votate, insomma, fateci sapere su quale autore fare il prossimo video. Allora, Yoshihiro Togashi è un mangaka giapponese nato a Shincho il 27 aprile, del 1966. È conosciuto in tutto il mondo per i suoi due più famosi lavori, ovvero Yu Yu Hakusho, ovvero Yu degli Spettri, e Hunter x Hunter, ovviamente. Sono praticamente i suoi due più grandi lavori. Però va detto che all'inizio, nel 1989, pubblicò Okami nan te Kowakunai, una raccolta di storie brevi, in cui è compreso Tondaboard Day Present, conosciuta appunto in giapponese come Butobi Strike, che vinse il premio Tezuka, e poi ci sono appunto altre storie brevi. Successivamente ha fatto anche Tende Showaru Cupid, detto in giapponese Tende Showaru Cupid, che fu pubblicato tra il 1989 e la metà del 1990 in quattro volumi, ovviamente sempre su Weekly Shonen Jump. Da qui si passò alla sua opera, a una delle sue opere, la prima più famosa, ovvero praticamente Yu degli Spettri. Ovvero. Sì, Yu degli Spettri parla di questo studente, Yusuke Urameshi, che un giorno si ritrova a salvare da un incidente una bambina, ma finisce coinvolto lui e muore. Solo che questa cosa era imprevista e quindi ha portato un po' di scompiglio e diciamo che dopo una serie di vicende gli viene appunto data la possibilità di tornare in vita e di diventare un detective degli spiriti e da lì partono tutte queste avventure appunto inerenti a questo mondo. Sì, praticamente la serie completa è formata da 19 volumi e successivamente tra il 1995 e il 1996 pubblicò un'altra opera chiamata Level E. Sì, quella è stata trasposta come anche Yu degli Spettri in anime e parla, diciamo che è una serie a differenza di Hunter x Hunter e Yu degli Spettri che sono Battle Shonen, questa è più sul comico, un po' insomma, assurda di questo Sì, è alieno. vero, quindi un ragazzo terrestre appunto si trova alle prese con questo principe Sì. alieno. Successivamente, nel 1998, iniziò la sua opera appunto, ovvero Hunter x Hunter, che è appunto tuttora in corso su Weekly Shonen Jump. Allora, abbiamo già fatto un video inerente, quindi lo trovate sul nostro canale, però vi diciamo comunque un accenno, ovvero Hunter x Hunter parla di Gon, questo ragazzo abbandonato dal padre che era un hunter e da lì diciamo che anche il figlio vuole capire come mai lui ha abbandonato la sua famiglia, come mai questo lavoro sia così interessante. E da lì diciamo che appena raggiunta un'età adeguata inizia appunto a fare l'esame per diventare Hunter e da lì poi ci saranno tutte le vicende incentrate sulla ricerca appunto di questo padre. E il manga è È in incentrato corso. appunto, sì, è in corso, è incentrato appunto sui combattimenti. Che si basano più sulla strategia rispetto magari ad altri manga, sono molto più pensati e appunto lo stesso autore spiega tutti i meccanismi, è diciamo che sì, è pieno di dialoghi, molto Sì, è ragionato, vero. quindi Molto, molto no, bello. molto fatto bene, sì. E sì, come detto prima, appunto, questo manga è ancora in corso. L'autore, per problemi di salute, ha più volte
messo in pausa e poi ripreso il Sì, manga. anche con pause Sì, di anni di anni, addirittura. sì, Diciamo esatto. che ci sono periodi in cui magari fa un tot di capitoli, poi smette, poi riprende, quindi Poi ci sì. sono due serie anime, se non Sì, vado errato. una degli anni Sì. 90, che sono 60 episodi Sì. più 30 OAV di Green Island, e poi hanno rifatto tutto Sì. Sì. l'anime nel 2011 Esatto. prendendo i traendo i 32 Sì. volumi appunto del manga. Sì, infatti ho visto solo la serie, insomma, quella più recente, quella del 2011. Tra l'altro hanno anche trasposto un film. Sì. Sì, no, io infatti ho visto solo quell'opera lì e mi è veramente piaciuta molto. Altre curiosità su questo mangaka, forse non tutti sanno, che è sposato con l'autrice di Sailor Moon, Sì, ovvero Naoko Naoko Takeuchi, e Takeuchi, hanno sì. anche dei figli. Si può infatti notare che c'è un'illustrazione di Naoko Takeuchi dove appunto ritrae Sailor Moon in kimono e il suo ventaglio, sopra il suo ventaglio c'è appunto Gon. O ad esempio anche nelle trasposizioni durante il torneo di Yu Yu Hakusho c'è tra gli spettatori Milord di Sailor Moon, o nella trasposizione del 2011 di Hunter x Hunter quando c'è Alucard che gioca con le bambole, quelle sono appunto Milord, insomma Milord, Sì, Tuxedo sì, sì. Kamen, Sailor Moon. Altra piccola curiosità, senza fare troppi spoiler, verso la fine di Greed Island di Ah, sì. Hunter x Hunter, appunto, Gon incontra un uomo che, in cui diciamo la sua stanza è Sì. molto molto disordinata, proprio Ah. sembra una discarica, e da quanto ho sentito dire l'autore si è ispirato a se stesso. Ah. Infatti ho visto la foto che la mettevano a confronto e quindi Ah, niente, ma da ciò si può pensa. dedurre che Togashi fosse una persona molto disordinata ai tempi, cioè si spera ora che con la moglie. Sì, è vero. Quindi ragazzi, che dire, questo era il nostro video su Yoshiro Togashi, l'autore di Yu degli Spettri e Hunter x Hunter. Quindi io vi ricordo di votare nei commenti, insomma in descrizione, l'autore per il video del mese di novembre. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!